Dopo Mancuso e Proietti è ufficiale l'arrivo del centrocampista Andrea Palazzi, di cui vi abbiamo già parlato in tempi non sospetti, classe 96, ex Livorno e Pro Vercelli, lo scorso anno 30 presenze e un gol in B, ruolo specifico mezzala, arriva dall'Inter in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club nerazzurro. Inter che all'inizio della prossima settimana chiuderà col Delfino per il promettente centrocampista Marco Pompetti, classe 2000. Siamo di fatto d'accordo, dobbiamo solo formalizzare, ha dichiarato al nostro sito www.rete8.it il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. La prossima settimana incontrerò l'Inter, cessione a titolo definitivo, come già fatto per Caprari, col 50% che sarà versato nelle nostre casse in caso di rivendita futura da parte del club nerazzurro. Situazione di stallo per Koulibaly, imprevisti? In realtà l'intesa è totale, ma il ragazzo, dopo aver assaggiato la Serie 9 presenze all'attivo, non vuole giocare in primavera. Tra martedì e mercoledì a Milano ratificheremo l'accordo con la Juventus per l'ingaggio a titolo definitivo di Simone Ganz. Sin qui dunque il presidente Daniele Sebastiani. Bisognerà poi aspettare per Tumminello e Pellegrini della Roma. Il centravanti partirà in ritiro con la prima squadra, poi Di Francesco deciderà il da farsi. Luca Pellegrini, terzino sinistro, classe 99, è alle prese col prolungamento del suo rapporto in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Il prospetto giallorosso è assistito da Mino Raiola, che ha fatto richieste esagerate al club capitolino. Infine, per quanto riguarda le uscite, il centrale di difesa Carillo, classe 96, la scorsa stagione alla Paganese, si trasferisce al Pisa di Carmine Gautieri in prestito con diritto di riscatto obbligatorio in caso di promozione in B del club toscano.